allenatore. Da quando hai iniziato a fare il calciatore? Io ho iniziato a 6 anni. Andavo in una squadra del mio paese, poi dopo a 10 anni sono andato nelle giovanili del Parma e poi dopo da lì ho cominciato a giocare un po' più seriamente, sempre divertendomi, però poi è andata bene. Ciao, sono Lorenzo, 8 anni e ti voglio chiedere se hai comprato FIFA 19. No, ancora no, però lo comprerò. Ok, grazie. Va bene, poi giochiamo contro. Cosa fai quando non ti alleni? Fortunatamente quest'anno, perché l'anno scorso non ero con la mia famiglia, che sono rimasta nel mio paese, sto con i miei figli. Ho 3 figli, quindi uno non ha neanche un anno, quindi sto con loro. Cerco di passare il più tempo possibile con loro perché è la cosa che mi dà più felicità e mi rende più orgoglioso. Volevo chiederti qual è il tuo giocatore preferito. Allora, il mio giocatore preferito era Pirlo, però adesso che ha smesso posso dirti Dybala. Ti diverti quando fai le partite? Assolutamente sì, è la cosa primaria. Il divertimento è prima di tutto. Se mancasse quello non giocherei a calcio, quindi fortunatamente mi diverto ancora fisicamente sto bene, quindi quando verrà a mancare divertimento smetterò di giocare, ma tra molti anni. Quando giochi a play ti metti titolare? Sì, assolutamente. Titolare, capitano, faccio far gol solo a me e di tutto. Faccio fatica a farmi far gol, però ci provo. È stato difficile andare in Serie A? Sì, perché comunque devi allenarti tanto. Poi quando io mi allenavo che avevo forse qualche anno in più di voi, ma non tanti di più, c'era la scuola, dovevo fare i compiti, quindi è stato faticoso. Poi una volta che riesci a fare quello che più ti piace è tutto più semplice, però sì, è stato faticoso. Ciao, mi chiamo Gabriele, ho 11 anni e la mia domanda è: che tipo di musica ascolti? Allora, a me piace la musica latinoamericana. Qual è il tuo migliore amico che gioca a calcio? Bella questa domanda. Allora, c'è un ragazzo che si chiama Andrea Costa, non Douglas, e che gioca nel Benevento, l'anno scorso era in Serie A, quest'anno è in Serie B, e siamo dello stesso paese, quindi siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto la stessa scuola calcio e siamo ancora amici, usciamo con gli stessi amici, quindi direi lui. Hai giocato in tanti paesi, qual è quello che ti è piaciuto di più? Sì, ho giocato in tante città. Ti devo dire la verità, mi sono trovato bene quasi dappertutto. A Bergamo sono stato bene, a Parma sono stato bene, a Cagliari sto benissimo. Perché hai il numero 8? Allora, ho il numero 8 perché Ionita non mi lascia il 21. Perché io ho sempre avuto il 21, però quando sono arrivato qua ce l'aveva Ionita, quindi ho dovuto scegliere un altro numero e quello che mi piaceva di più era l'8. Però io di solito ho il 21. Mi chiamo Roberto e ho 8 anni. Dovevi fare i primi compiti per andare a calcio? Sì. Mia mamma era una cosa su cui non ammetteva, non voleva sentire niente. Prima i compiti e poi mi dovevo divertire. Fortunatamente ero anche abbastanza bravo a scuola, quindi me la cavavo. Però li facevo velocemente, così avevo più tempo per giocare. Come mai hai deciso di fare il calciatore? In realtà non è che ho deciso, è perché era la cosa che mi piaceva di più, che mi rendeva più felice, era la cosa più divertente che sapevo fare, e quindi in automatico, con anche un po' di fortuna, è venuto il mestiere del calciatore, fortunatamente. Come ti trovi a Cagliari? Mi trovo molto bene. Molto bene, sono molto felice di essere qui, è una città molto bella dove si possono fare tantissime cose e quindi mi trovo molto molto bene. Qual è stata la tua partita migliore in carriera? Bella domanda questa, Matteo hai detto? Forse è stato un... No, è stato un... Inter-Atalanta, io giocavo nell'Atalanta, che abbiamo vinto 4-3. No, non ho fatto gol, però ho giocato molto bene. Ciao, mi chiamo Nicolò. Come sei diventato così bravo?
allenandomi tanto tutti i giorni, divertendomi, perché è la cosa principale, te lo dico un'altra volta, però tanto allenamento e tanta passione.